tutti, oggi sono qua per fare con voi un unboxing molto speciale, soprattutto a sorpresa, perché infatti mi è arrivato questo sacchetto della Blippo da aprire insieme a voi e non ho la più pallida idea di che cosa ci sia dentro. Questa è la stessa azienda delle Kawaii Box che ha lanciato adesso un nuovo prodotto, ovvero le buste a sorpresa. Non hanno cadenza mensile, non c'è un tema, non sono tutte uguali per chiunque, almeno da quello che ho capito io, ma semplicemente ogni volta che avete voglia vi prendete o regalate una busta a sorpresa che contiene circa 15 oggetti selezionati dal loro shop. Il costo di questa busta si dovrebbe aggirare attorno ai 15 euro, comunque tutte le informazioni le troverete poi qua sotto in descrizione, vi lascerò il loro sito. Direi quindi di passare ora alla apertura del sacchetto perché io sono entusiasta, lo aspettavo da tantissimo e non vedo l'ora di scoprire che cosa c'è all'interno. Apriamo. Allora, in cima c'è una cosa giga enorme, quindi direi di toglierla su. Oh, è un gattino di peluche come quelli che ho io, solo che è più piccolo. Allora, eccolo qua, che carino. Questo è il micetto, ha la forma un po' tipo da criceto in realtà, però dovrebbe essere un gattino ed è in peluche proprio col tessuto tipico del peluche, quindi super morbido ed è riempito tantissimo, cioè è molto piena l'imbottitura, non so perché. Comunque che carino! Andando avanti vedo che ci sono tantissime cose. Allora, la prima che ho visto è questo borsello ad anguria, bellissimo. È veramente carinissimo, ha una zip e una catenella ovviamente da poter appendere anche semplicemente come ciondolo o insomma per appenderlo da qualche parte. Anche questo è in tessuto tipo peluche ed è super morbidoso. Poi abbiamo delle spillette, quelle che io utilizzavo tipo, non so, alle elementari probabilmente, non vuole mettere a fuoco. E sono delle spillette con della frutta, c'è una fragola, un pezzo di kiwi e una mela. Sono piccolissime, per i miei capelli penso che non servano a niente, però mia sorella ha i capelli molto corti, quindi le passerò a lei. C'è un paio di occhiali, non ci credo, gli occhiali di Hello Kitty. Qua torno veramente bambina, Hello Kitty mi piaceva tantissimo da bambina. Avevo tipo un sacco di cose di questo brand, le matite in gomma che si riuscivano a piegare, ad attorcigliare, il telefono, la sveglia, le asciugamani, qualsiasi cosa. E adesso pure gli occhiali, che ovviamente non hanno la lente, sono... Oh, ma non mi stanno neanche male, che carini! Non so quando e se mai li indosserò, però sono una cosa carina. Ho visto una cosa che mi dispiace un po' perché è un ciondolo che avevo già trovato. Ah no, però è leggermente diverso. Praticamente è un altro ciondolo da mettere al cellulare o allo zaino, alla borsa, dove volete. Ed è praticamente una crepe ripiena. Vedete una crepe ripiena tipo al cioccolato, con un ciuffo di crema al cioccolato, un cuoricino e due pezzi di banana, presumo. La parte della crepe ricorda molto la consistenza delle vere crepe, nel senso che è gommosa, ruvida, non lo so, è un ciondolo carino, peccato che ne abbia uno molto molto simile. Poi, no, anche questo ce l'ho già, ma che sfortuna! Questo praticamente si presenta come, ecco, questo è il suo aspetto, è in plastica e nasconde un pettine, esatto, sì, è identico al mio, un pettine e lo specchietto. E io ne ho uno identico che avevo trovato in una precedente Kawaii Box. Poi, questa cosa gialla con sopra dei macaron è praticamente l'etichetta, cioè tipo quelle etichette da mettere sopra la valigia dove inserire il nome, il cognome, l'indirizzo, il telefono in caso di smarrimento della valigia. Ed è appunto così giallo, è in gomma anche sull'accetto appunto per poterlo agganciare poi alla valigia e dietro lo spazio dove poter inserire i propri dati. Poi, che carino! Questo è l'oggetto in questione, penso sia una boccetta spray da poter riempire con acqua, prodotti beauty, profumo, insomma con qualsiasi cosa vogliate. Molto carina perché è semplice, soltanto questo orsetto davanti, il tappo azzurro mi piace veramente tanto. Peccato che la plastica sia già un po' graffiata e rovinata, però ecco, sì, l'erogatore è appunto spray.
Però quando si viaggia sono sempre comodi questi flaconi per riempirli con appunto dei prodotti magari che si utilizzano senza starsi a portare tutto l'intero prodotto. Ho visto qualcosa di vagamente color Tiffany ed è qualcosa di un po' pacchiano. È praticamente un braccialetto, presumo. Sì. Un braccialetto con delle perle appunto color Tiffany e delle conchiglie oro. È una cosa un po' particolare. Eccola qua. Non è brutta, è che io i bracciali non li porto mai, come vedete, ho semplicemente sempre solo l'orologio. I bracciali non li porto perché li trovo veramente molto scomodi. Però, boh, fa molto estate. Un'altra cosa vagamente pelusciosa. No! È Pikachu! È un altro borsellino, porta monete, porta cose molto, molto piccole con la zip, sempre in tessuto tipo peluche, veramente molto morbido. Adesso dentro ha comunque un po' di imbottitura per mantenere la forma e ha sempre il suo aggancio per poterlo appendere ovunque. È di un giallo abbastanza chiaro, non è il tipico giallo Pikachu. È un po' pallido, però è molto carino, mi piace. Poi. Allora, abbiamo un set di stickers per il cellulare. Ne ho un altro set molto molto simile che avevo trovato in una Kawaii Box, se riesce a mettere a fuoco. Sono tipo delle perline, micro perline rose e bianche. Io sinceramente non le uso per il cellulare, ovviamente, ma per fare tipo i pacchetti regalo o i biglietti ogni tanto ne inserisco qualcuno. Un altro borsello, cioè avevano borselli da dar via in pratica. Allora, questo ha la faccia di un, non so, coniglietto, gattino, sta a vostra interpretazione. Ci sono solo due occhietti e un musino. E questo è un tessuto tipo similpelle, sempre con la zip. Adesso dentro c'ha l'imbottitura per mantenere appunto la forma. E poi è a mo' di... non riesco a chiuderlo, ok. È a mo' di portachiavi, ha sia il moschettone che il cerchio, ed è una cosa che mi piace perché non mi piacciono molto i portachiavi di questo genere, preferisco i moschettoni. Infatti li modifico sempre poi a casa con le mie cosine. Comunque è veramente molto carino. Poi abbiamo... anche questo ce l'ho già, ma perché? Cioè, questo è praticamente un sacchetto con tutte le cose che ho già in casa e che ho già trovato nelle Kawaii Box. Mannaggia. Cioè, è di un colore leggermente diverso dal mio, però il prodotto, l'oggetto in questione, è identico. In pratica si tratta di un portachiavi, sempre col moschettone e quant'altro, portatessere. Questo è utilissimo, ad esempio, se avete un abbonamento della metro, dell'autobus, lo passate sulla banda magnetica, quindi lo tenete magari a portata di mano nella borsa, nello zaino. È veramente molto comodo e sopra ha un'alpaca. Eccolo qua, ha anche due orecchie da gatto che non so che cosa c'entrino, però. È veramente molto carino, peccato che io ne abbia uno identico, sempre rosa, ma di un azzurro leggermente più chiaro di questo. Siamo quasi alla fine, sono rimaste solo due cose. Questo è un altro portachiavi ed è a forma di biscotto. Eccolo qua, è a forma di Oreo alla fragola, o almeno qualcosa di rosa. Ed è gommoso, leggermente appiccicoso, però è gommosetto e è un semplicissimo portachiavi. Ultima cosa, sì, l'ultima cosa, eccola qua! Che cos'è? Forse è un ventaglio, forse. A vederlo da dietro sembrerebbe un ventaglio, quindi adesso lo apro. Mi dispiace sempre aprire e rompere queste confezioni perché sono troppo carine, però appunto non si capisce altrimenti. Allora, posso fare? Wow, sì, è un ventaglio. Praticamente l'immagine è sempre la stessa ed è tipo un drink rinfrescante con del ghiaccio, una cannuccia e un orsetto con una fragola in testa. Orange juice, veramente molto molto carino. Ed è appunto un ventaglio. Ho un po' d'aria finalmente.
Questo era tutto il contenuto della busta sorpresa, come potete vedere è completamente vuota e penso si possa anche riutilizzare perché comunque è in tessuto, abbastanza piccola però tipo in viaggio se avete della biancheria o qualche cosa che volete separare, secondo me si può riutilizzare anche per quello. Sì, a me piace riutilizzare praticamente tutto, non mi piacciono gli sprechi. Comunque, spero che questo video vi sia piaciuto, fatemi sapere qua sotto nei commenti qual è la cosa che vi ha conquistato di più di questa busta sorpresa. Io ci sono rimasta un po' male che ci fossero diversi oggetti presenti in precedenti Kawaii Box. Come sapete io ho collaborato diverse volte con la Kawaii Box. Magari nelle schede vi lascerò la serie di video fatte appunto gli unboxing delle varie Kawaii Box. E probabilmente la cosa che mi è piaciuta di più, non ne riesco a trovare una, diciamo che mi sono piaciuti molto i borselli portamonete peluche e sicuramente anche questa boccettina, per quanto semplice e banale, di plastica mi serviva, quindi questi sono sicuramente i miei preferiti di questa busta. Perdonate il cambio di scena, ma mi ero dimenticata di dire una cosa importantissima, ovvero che avete l'occasione di vincere anche voi una di queste bag a sorpresa semplicemente cliccando il link qua sotto in descrizione, appunto, per partecipare al giveaway. Le regole sono semplicissime, basta inserire una vostra email, mi raccomando un'email che utilizzate, perché poi sarò io a contattarvi tramite email, e se utilizzate un'email non vostra o che non controllate frequentemente è un problema. Se quindi vi incuriosisce questa bag, vi consiglio di guardare tutte le informazioni qua sotto in descrizione. Spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!